Buongiorno, sono Francesco Angela, figlio di Alberto Angela e nipote di Piero Angela. Oggi parliamo di natura, parliamo di uccelli, di animali. Oggi parliamo di cigno nero, un animale raro, complesso. Ma che c'entra il cigno nero col trading? C'entra, c'entra. Stotaleb ce ne ha parlato un po' di tempo fa, allora tutti a riempirci la bocca di questo cigno nero. Ah, il cigno nero! Che cos'è il cigno nero? Che cos'è? Secondo Taleb, in estrema sintesi, è un evento eccezionale, imprevedibile, che sconvolge completamente la situazione in essere, più o meno. Prendiamo il cigno nero e facciamone una lezione pratica, operativa, per il nostro trading. Il mio consiglio è: lavorate, fate trading come se quel cigno nero arrivasse domani. È paradossale, ovvio, se è imprevedibile non arriverà domani, ma è lungimirante, logico e prudente lavorare per proteggersi dal cigno nero di domani piuttosto che pensare ai profitti e dire, consciamente o no, intanto inizio a guadagnare il cigno nero, chissà quando arriverà, figurati se arriva domani o settimana prossima, è raro, non... dai, è scarsissima probabilità che arrivi questa settimana. Bene, se lavorate così mettete a rischio il vostro capitale e la cosa più importante per un trader, in generale un investitore, è proteggersi, proteggere il proprio capitale. Spero che questo consiglio sia utile, lo seguiate o lo stiate già seguendo, magari posto in altri termini.